sulle rive del Mar Morto. Eccolo laggiù. Questo qui è stato l'unico paesaggio di tutte queste delle mie ricerche che in qualche modo ha contraddetto l'esperienza fondamentale che io ho fatto in questo viaggio. Cioè è l'unico che abbia in sé, nelle sue caratteristiche, come vedi, l'impronta della grandiosità. Tutto il resto è sublime, è solenne nella sua umiltà, nella sua piccolezza, ma non è mai grandioso. Non hai questo aspetto ciclopico, addirittura terrorizzante. Un tremendo paesaggio lunare. L'unico a non essere traumatizzato da questa visione, atroce in fondo, era Don Andrea.